Mara Venier si sfoga in diretta. Hanno dato per morto mio marito. Poveracci senza cuore. Mara Venier si è sfogata durante la puntata di domenica in trasmessa il 28 febbraio. La conduttrice ha puntato il dito contro coloro che hanno diffuso la fake news della morte di Nicola Carraro. Ha spiegato che hanno causato profondo dolore ai membri della famiglia e agli amici di suo marito, sono persone senza cuore. Mara Venier si è sfogata nel corso della puntata di domenica in trasmessa il 28 febbraio. La conduttrice ha ospitato Albano. L'artista ha ricordato le notizie false uscite sui giornali all'epoca del suo matrimonio con Romina Power. C'è chi arrivò a mettere in dubbio persino la data di nascita della figlia Crystal Carrisi il 25 dicembre, etichettandola come una menzogna inventata con lo scopo di stare sotto i riflettori. Niente di più falso, soprattutto alla luce della riservatezza di Albano e Romina Power. Mara Venier ha ascoltato le parole di Albano e poi ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa. La fake news sulla morte di Nicola Carraro. In settimana, Mara Venier si è arrabbiata perché alcuni siti riportavano dei titoli ingannevoli che lasciavano intendere che suo marito Nicola Carraro fosse morto. La conduttrice è andata su tutte le furie e anche in diretta si è sfogata sull'accaduto. Martedì avevano dato per morto mio marito. Ti dico solo questo. È una cosa che ha dato un grande dolore ai figli di Nicola e ai miei figli, agli amici, a tutti. Ancora oggi, purtroppo, ci sono dei titoli che vogliono acchiappare i like perché così chi vede questa notizia terribile entra in quei siti. La scorrettezza, io le chiamo persone senza cuore, perché riescono a dare davvero un grande dolore a noi. Sono dei poveracci, dei poveretti. Nuova avventura professionale in vista per Mara Venier. Mara Venier, intanto, ha stuzzicato la curiosità dei tantissimi telespettatori che la seguono con affetto. Mentre intervistava Amadeus e Fiorello, lo showman ha ipotizzato che possa essere lei al timone di uno dei prossimi festival di Sanremo. La conduttrice ha replicato in modo sibillino. Ha detto, infatti, di avere altri impegni professionali in vista. Fiorello e Amadeus l'hanno invitata a rivelare di più. Mara Venier, però, si è limitata a dire che presto tutti sapranno. Non resta che attendere, dunque, per scoprire cosa stia bollendo in pentola.